Oh, è arrivato il caldo, è arrivata l'estate e gli è tempo di gelatino, sorbettino, granita, ma oggi fermiamoci ai sorbetto, sorbettino fresco a in mango, ragazzi. Questo ragazzo con questa maglia a buche dell'ata, perché d'altronde quando gli è caldo ci vuole, mi sa che la pesa alla terra, non le vendano con i buco apposta per l'aria, per respirare, via. Allora, si va a mettere tutto in questo frullatore semi-automatico, un Suzuki a 3 tempi e mezzo, dai, colore è giallo, mi sembrerebbe. Allora, e ora si va a mettere lo zucchero. Ne bastava con un cucchiaino, poi se la frutta gli è buona già di suo, ci va a mettere anche lo zucchero, un po' troppo in questo vasetto. Che ci mette? Tazzine di caffè direttamente? Guarda, quanto ce ne ha buttato? 1 chilo. Così ti viene un attacco appendicite e ti portano all'ospedale di corsa. Ma che sei grullo, osso? Via! Ma neanche la ola è sciacquo detto. Ma che siamo pazzati, osso? Bravo, che ci ha buttato? Una polverina, una spezia 1540. Una 1540 Valerio. Allora, e c'era il sudicio, gli è pulito, gli ha levato il capello, giustamente c'era un capellino, e si va, diciamo, a girare. Con la ciotolina in dove beve il gatto, si va, che c'era una mosca dentro, si va a prendere il ghiaccio. Bello, perché è marrone questo ghiaccio? Dove l'ha preso? Nell'Arno? Vabbè, comunque. E si va a fare, diciamo, il sorbettino freschino, stuzzicante per l'estate, mentolato. Ah, che bellezza, ragazzi. E vai da scella, ragazzi, sudata, che quell'altra gli sgocciola direttamente sopra il mango già affettato. E via. E si va a imbicchierare. Poi uno può scegliere come quando piglia lo yogurt, ci mette sopra le noccioline, le mandorle, che insomma la frutta, la roba. Ora io non so che gli è questo a fare in questo barattolo lercio, che roba? Vabbè, comunque, e si va avanti, sì, dell'altro zucchero, tanto gli è poco dolce. Lascia fare un dovere e ti piglia una scacaiola, osti, e ti portano, così c'è la puntura di diabete, bebè, che sta a fare? Ma, tu mi rammetterà domani, vai.